Oggi, durante la conferenza stampa, il Presidente Sangalli ha ribadito le due priorità per per i commercianti. Una di queste è evitare l'aumento dell'IVA. Avete già calcolato quanto potrebbe pesare questo? Sì, l'aumento dell'IVA, incidendo direttamente sulla capacità di spesa dei cittadini, andrebbe a comprimere oltremodo il mercato reale, i consumi delle famiglie, dei cittadini e delle famiglie. E siccome il nostro mondo è il mondo del commercio, del turismo, dei servizi, è molto importante che il cittadino abbia la capacità di spesa, senza la quale il nostro sistema si ferma e si ferma l'economia, perché l'economia del paese è molto dipendente il PIL del paese è molto dipendente dal terziario, quindi commercio, turismo e servizi. Milano poi in particolare, perché a Milano le attività commerciali sono straordinariamente importanti. E quindi pensate che siano disinnescate, cioè sperate che vengano disinnescate le clausole di salvaguardia? Grazie all'azione, in particolare del mio Presidente, sono anni che vengono fortunatamente congelate queste ipotesi di utilizzo delle clausole di salvaguardia. Noi speriamo, come dice il mio Presidente, che finalmente si cancellino del tutto e non rimanga questa spada di Damocle che ogni volta incombe, con il rischio poi di spegnere l'economia. Un altro dato che è emerso è la ripresa. C'era stata una timida ripresa nel 2017, adesso invece sembra essersi un po' affievolita. Secondo lei quali sono state le cause? Beh, ma la ripresa va letta. Certamente c'è stata la ripresa e in particolare la ripresa delle esportazioni, quindi della capacità delle nostre imprese di essere competitivi all'estero, e questo è successo, e le aziende hanno saputo svilupparsi all'estero. Il problema, come dicevo prima, è il mercato interno, il mercato domestico. Il mercato domestico è influenzato da dinamiche economiche locali, e quindi se non c'è capacità di spesa, se l'imposizione fiscale è altissima e rimangono poche risorse al cittadino contribuente, questi non farà acquisti e quindi comprime e deprime l'economia interna. Queste sono le nostre due velocità. Noi abbiamo due velocità in questo senso, cioè ciò che si fa sul mercato estero e ciò che avviene sul mercato interno, come abbiamo due straordinarie velocità estremamente diverse nel paese tra nord e sud, come ha dimostrato anche la ricerca che è stata presentata oggi e che è molto ben fotografata dai risultati delle ultime elezioni politiche. Avete da poco rinnovato i vertici, per la prima volta avete nominato una rappresentante per le aziende internazionali, il cinese Wu. Come mai è stato necessario questa volta a portare questo cambiamento? Ma no, non direi necessario, è stata un'ottima intuizione del nostro Presidente, che d'altra parte ha preso atto semplicemente di una realtà. Si dice che oggi se si scorrono le pagine degli elenchi telefonici, il cognome più utilizzato non è più Brambilla ma è Abdul. Ecco, allora noi viviamo in un mondo assolutamente, quello milanese in particolare, multietnico, e allora sembra giusto, siccome molta parte di queste persone si occupano di commercio, quindi stanno nel nostro mondo, commercio, turismo e servizi, è sembrato giusto dare un riconoscimento di attenzione a questo mondo. Io lo condivido. Visto che oggi si apre la nuova legislatura, cosa vi attendete soprattutto voi per il vostro settore? Qual è l'emergenza principale? Beh, l'emergenza principale è, oltre che l'eliminazione delle clausole di salvaguardia, il fisco, perché se non si arriva, d'altra parte è stato cavalcato in campagna elettorale abbondantemente la flat tax da una parte piuttosto che le diminuzioni importanti dall'altra. Io credo che bisogna avere il coraggio in questo paese di capire che se non si tagliano le tasse, ma con misure importanti, 10%, 20%, e che riguarda sia il mondo del lavoro sia il mondo dei cittadini, se non succede questo non si ricrea la fiducia, non si rialimenta il sistema commerciale, il sistema del consumo, perché è quello che alimenta tutto. Io credo che bisogna superare
i vecchi pregiudizi per cui si poteva pensare che diminuendo le tasse non si ottenesse il risultato di far emergere l'economia. È il contrario, se si diminuiscono le tasse l'economia emerge.